Dago, anno 11, numero 2. Il villaggio e la notte. Di Wood e Caliban. Era un villaggio bianco posato su rocce grigie, scaldato dal sole e salato dalla brezza del mare. Piu, piu. Piu, piu. Le strade erano strette e calme, con una serie di porte chiuse che custodivano i segreti delle case. C'era una piazza con una fontana. A volte si sentiva cantare un uccellino, ma solo l'eco del suo stesso canto gli rispondeva. Più in alto del villaggio, bianco delle rocce grigie, c'era un torre. E la torre era come un occhio lugubre che vigilava sul villaggio e raffreddava il sole. Nel villaggio viveva l'uomo solo. Cattump, 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 cattump. E adesso che succede, cavalli? Sì, proprio cavalli, molti, e c'è anche una carrozza. Maledetti sentieri, mi fanno male tutte le ossa. Non sai fare altro che lamentarti. Mettete sempre la luminosità al massimo. Odio che mi si contraddica. Tu odi sempre chi ti disapprova. Ho bisogno di un buon bagno, di una cena decente, di una camera per riposare. Non è una cattiva idea. Ma dov'è la gente? Perché lo chiedi a me? Ti pare che io abiti qui? Ehi, uscite dalle case, è arrivato il nuovo governatore della provincia. Sono il nobile cavalier Ferrante. Non capisco, non c'è nessuno qui. Santo cielo, guarda questa fontana. Beh, che cosa di particolare? Acqua e... Blub, blub. Ma sono monete d'oro, il fondo è coperto di monete d'oro. È tutto ancora più confuso.
Guarda, lì c'è un vecchio, chiamalo. Chiamalo tu, sono tua figlia, non la tua serva. Ehi tu, vivi qui? Sì, signore, vivo qui, benvenuti in paese. Dove possiamo trovare una locanda in questo posto dimenticato da tutti? Sull'altro lato della piazza, però è chiusa. Anche se le camere sono pulite e pronte per essere usate, ma non c'è niente da mangiare.